La rabbia è tanta, inutile nasconderlo. Dopo aver perso gara 1 di sabato per colpa di un doppiato, oggi, oltre a non potermi permettere errori, dovrò essere più forte di tutto e tutti, anche della sfiga. Bisogna dare un segnale. Tamburini è 13 punti davanti a me in campionato. Iniziano a essere troppi. Anche perché la prossima gara sarà nella sua Misano. Situazione molto scomoda. Lanzi riuscirà a dare la zampata come ieri? Ruiu farà ancora la scheggia impazzita? Se posso spoilerarvi qualcosa, vi dico solo che questa che state per vedere sarà la gara di moto più bella, come minimo, della stagione. E non esagero. Ora, giro di formazione, giù la visiera e si parte. Buongiorno Elfish Chief 2021 Autodromo Internazionale Enzo Dino Ferrari di Imola, tutto pronto per questa lunghissima giornata. Subito linea però a Filippo Mingardi, in griglia di partenza a te Filippo. Andiamo in seconda posizione, dove c'è forse il pilota che ha subito la beffa maggiore in gara 1, Luca Salvadori. Perché? Perché è una gara 1 molto particolare, abbiamo riazzerato tutto, no? Si parte a mente libera. Assolutamente sì, purtroppo problemino fisico che è sopraggiunto stamattina, quindi oggi spero di essere all'attacco, ma dovrò vedere strada facendo. In bocca al lupo anche a Luca e la linea attorno a te Andrea per questi 10 giri infuocati del National Trophy 1000. Molto spesso, come sapete, vi dico bisogna stare attenti, bisogna ragionare, bisogna studiare. Invece oggi in gara 2 a Imola il tempo dei ragionamenti è finito, perché se il mio avversario principale in campionato, cioè Tamburini, mi arriverà davanti, sia sotto il profilo della classifica, sia sotto il profilo mentale, sarà un bel problema e un mezzo piede verso il titolo lo avrà. È il momento di invertire questa tendenza, soprattutto dopo quello che è successo in gara 1. Non sto a dirvi niente, se non avete visto il video, andate a vederlo. E prima di partire, come al solito ragazzi, vi fermo un attimo, stoppiamo tutto. Non siete ancora iscritti al canale? È qui sotto, è molto semplice, molto facile. Basta portare quella bellissima freccettina del mouse su iscriviti, premere e siamo a posto così ragazzi. Avete fatto? Tutto a posto? Perfetto, possiamo ricominciare. Fortissimo, subito molto molto bene, un ottimo start il suo, una caduta centro gruppo, per fortuna non ci sono contatti. Tambu parte sempre come una palla di cannone, però noi per i nostri standard e le nostre partenze stiamo facendo dei progressi che benessere insomma. Jolly numero 1, lanciato! Questo primo giro non mi è piaciuto per niente, troppo nervoso, vedo Tambu che se ne sta andando. Luca, calma, hai un passo della Madonna, lo hai visto anche ieri in gara,
basta mettersi lì, fare tre curve senza andare lungo, senza perdere il posteriore, e esce da solo il tempo. Adesso basta minchiate, testa bassa e vai. Si è partito a bomba e sta cercando di tirare al massimo Tamburini, cercando di scrollarsi di dosso gli avversari più pericolosi, che sono Salvatore Lanzi, Ruio, Saltarelli e Gamarino, la Marra, cioè tutti i suoi otto inseguitori fino a Sgroi, che corre, ricordiamo, con la Honda del team Altea. E però la vedo dura, nel senso che sarà difficile che riesca a scappare, e i primi quattro li vedo particolarmente agguerriti. Tamburini è partito molto bene, è fortissimo dal primo giro, però Salvadori mi sembra che stia reagendo bene, ha fatto un ottimo primo intermedio, infatti lo ha già agganciato, agganciato un po' più in difficoltà Lanzi, che adesso più che pensare a Salvadori deve pensare a Gabriele Ruiu. Attenzione a questa variante bassa che ieri è stata teatro dell'impossibile, è decisiva. Porca vacca, 1.49.0, girato 4 decimi e mezzo più forte che in qualifica, e ho girato 6 decimi più forte del best lap dell'anno scorso. Stiamo andando come delle spie. Ok, tornato sotto a Tambo, ci sto dietro abbastanza agilmente. Lo vedo un po' più macchinoso rispetto a ieri. Le condizioni sono cambiate molto, adesso fa più fresco. Ci saranno 5-6 gradi in meno rispetto al giorno precedente. Non ricordo, Tambo corre con le Dunlop, quindi probabilmente in ogni condizione deve riadattarsi. Con il molto caldo funzionano da Dio, appena varia un po' la temperatura, insomma, sono un attimo da ricapire. Quindi devo sfruttare l'occasione, come ieri, passare e cercare di andarmene via, per fare quel tesoretto di decimi che a fine gara sarà fondamentale. Come detto, te, la gara non è molto lunga. Attenzione, abbiamo visto la staccatona di Lanzi che arriva via al taglio. Attenzione. Drittissimo questo, eh sì, abbiamo questo dritto. Mi sembra Gamarino, non vorrei sbagliarmi. Sì, dovrebbe essere, adesso poi vi diamo conferma. Intanto abbiamo visto come in variante bassa, attenzione invece alla rivazza, arriva l'attacco di Ruiu. Però va lungo e quindi Lorenzo con tranquillità incrocia e rivazza 2 si rimette in terza posizione. Grandissima gara, arriva l'attacco invece in variante bassa di Luca Salvadori all'interno con la Ducati, vediamo se la tiene sulla linea corretta. Perfetta manovra, perfetta di Luca Salvadori, che va al comando. Non reagisce Roberto Tamburini, che comunque molto corretto, lascia lo spazio che deve, mentre Lanzi contiene ancora Gabriele Ruiu. Due duelli meravigliosi, si scuote molto la Ducati, Luca sta spingendo veramente al massimo. Salvadori, Tamburino vedo sbucare all'interno, niente da fare, Luca tiene una linea perfetta.
Tamburini tiene bene per adesso, mentre Ruglio è terzo, ha passato Lorenzo Lanzi, si avvicina anche Saltarelli, che ha recuperato tantissimo, lo stavamo dicendo, Simone anche ieri molto in forma, sta approfittando della bagarre davanti a sé per recuperare terreno, li ha agganciati, ma anche Tamburini è assolutamente incollato agli scarichi della Ducati di Salvadori. Dovrebbe uscire il nome del vincitore. Intanto guardiamo i tempi ora al passaggio, vediamo in uscita Salvadori con Tamburini che sembra adesso controllarlo abbastanza, infatti il ritmo si è alzato, 53 per tutti e due. Speriamo che Luca non abbia problemi fisici, ce lo diceva, che quindi non possa avere un calo nella seconda parte di gara, questo lo capiremo tra poco. Ruglio vuole la vittoria e quindi sicuramente attaccherà nei prossimi giri sia Tamburini che poi probabilmente anche Salvadori davanti a lui, staremo a vedere. Però veramente inferocito Gabriele Ruglio, dietro di lui come dicevi tu Lanzi è a un secondo e mezzo però da Salvadori e a due secondi Saltarelli. Discesa alla ribazza, vediamo se qualcuno azzarda qualche cosa, direi di no, ma sono i tre, sono i davanti, sono incollati, gara bellissima anche oggi del National Trophy 1000, come dicevi tu Carlo all'inizio, è una tradizione, l'ennesima conferma della spettacolarità di questo campionato. BMW di Tamburini sfiamma e sfiaccola come non mai, lo avevamo notato anche ieri, fa arrosto chi lo segue, ma in realtà Ruglio nel cambio di direzione inventa una manovra fulminea. Come avete sentito a inizio gara ho detto che ho avuto un problema fisico, ma non è altro che quello che mi è successo ieri, cioè ho sforzato così tanto gli avambracci, ho guidato così tanto la moto di forza che la mattina mi sono svegliato praticamente così, non riuscivo a sollevare una bottiglietta d'acqua. La sera prima la guardia medica mi ha fatto una puntura di antidolorifico antinfiammatorio, non avevo tante speranze di fare una bella gara. Invece mi sono sforzato i primi giri di reinventare la mia guida, sto frenando con due dita al posto che con uno e vi assicuro che è molto ma molto difficile cambiare l'abitudine, passare da guidare così a così cambia la vita, figuratevi cambiare da frenare con un dito a due, però sono contento perché mi sta aiutando tantissimo e comunque sono veloce, bene così, dietro sono attaccatissimi, me lo aspettavo. Andiamo avanti con i giri e vediamo cosa succede.
giro del Trophy 1000 qui a Imola, gara 2. Sono davvero Ruglio un'altra volta ancora, nello stesso punto. Fantastico, Gabriele Ruglio di nuovo alla variante replica, no? Villeneuve, non c'è spazio, due volte alla variante Villeneuve in onore del nome del pilota canadese, tanto spettacolo. Gabriele Ruglio sorprende anche Luca Salvadori, mamma mia che sorpasso, un giro per Tamburini, un giro per Salvadori, li ha fulminati tutti e due, grandissime manovre di Gabriele Ruglio. Luca però ovviamente non molla, eccolo qui alla Pirandello che cerca di traverso con la sua Ducati di tenere il ritmo dell'avversario, mentre attenzione perché questa bagarre, Carlo, ha consentito a Lanzi e Saltarelli di riagganciarsi e sono in 5. Sì, ora vediamo che Salvadori sicuramente proverà a replicare a Ruglio. È già davanti Ruglio però. Attenzione, no, forza Ruglio all'esterno. Va largo, deve cedere posizioni Ruglio. Le ha cedute tutte perché sì, ma avrebbe preso una penalità in caso contrario perché è finito ora nettamente è sul verde. E guarda caso, Lanzi, ma incrocia la traiettoria Salvadori. Non ce la fa Lorenzo. Lanzi davanti alla rivazza, mamma mia, fase di gara davvero spettacolare, incredibile, in 5 per podio e vittoria, quindi Lanzi, Salvadori, Tamburini, Ruglio che ha già scavalcato Saltarelli. Attenzione. E arrivano così in variante bassa, Ruglio davanti a Tamburini. Quando gioco si fa duro, i duri incominciano a giocare e in testa c'è un certo Lorenzo Lanzi. Ruglio di nuovo in variante. Di nuovo la Villeneuve a superare Salvadori che prova, non ci sta. Ruglio è a favore di traiettoria e uscirà però molto veloce Luca Salvadori che potrà quindi andare a replicare successivamente. Probabilmente già le acque minerali, vediamo se ci prova all'interno, niente da fare, mamma mia che battaglia. Ma consentimi di dire che hanno fatto il gioco di Lanzi perché si sono ostacolati e ora Lanzi ha un mezzo secondo come minimo, se non di più, di vantaggio. Rispetto a Tamburini vedo Ruglio molto molto forte nelle percorrenze e negli inserimenti, invece un po' meno con il grip sul posteriore, quindi dovrò sfruttare quel suo svantaggio. Variante bassa, cercherò di sacrificare la prima per uscire più forte sulla seconda per cercare l'attacco in fondo al dritto. Cioè, ieri abbiamo avuto un problema con un doppiato, speriamo che oggi le cose vadano meglio perché ieri insomma la gara è stata abbastanza segnata nell'ultimo giro da quell'episodio. Salvadori va ad affiancare Ruglio di potenza con la Ducatona, prova all'esterno anche Roberto Tamburini. Salvadori, mamma mia, attenzione al doppiato che è lì in mezzo, per fortuna va largo e lo passano Salvadori nella bagarre furiosa in seconda posizione, Ruglio terzo e poi Tamburini. Sì, grande manovra di Luca però, che è riuscito anche a difendersi. Però questo, vedi, c'è margine per Lanzi. Sì, Lanzi chiaramente pista libera, ultimo giro da il massimo con le sue traiettorie pulite. Mentre dietro vedi si scannano per la seconda posizione, ancora Salvadori per ora è il secondo, poi c'è Ruglio, Tamburini e Saltarelli. Voi ragazzi non avete idea, mi sento le moto qua, sto chiudendo ogni porta possibile, anche perché Ruglio e Tambu possono passare ovunque, non bisogna sottovalutarli neanche in una curva. Attenzione perché arriverà probabilmente l'attacco di Ruglio,
che non frena più, no. Ma anche Salvadori frena tardissimo alla rivalsa 1, mentre Lanzi ha preso un margine pressoché definitivo per questa gara. Occhio adesso a quello che può capitare in variante bassa, dove ci si gioca tutto per il secondo posto e quello che rimane disponibile con Roberto Tamburini, che prova da tutte le parti. Roberto Tamburini non ce la fa, ma è sulla linea del traguardo, che vince ancora una volta. Super infinito Lorenzo Lanzi. Vai, nonostante non sia arrivata la vittoria, l'obiettivo l'abbiamo raggiunto, siamo arrivati davanti al nostro primo avversario. Tambo comunque in ogni caso è riuscito a passare Ruyu all'ultima curva, peccato perché lì sarebbero stati punti importantissimi. Comunque chapeau, perché se non fa primo fa secondo, se non fa secondo fa terzo, si vede molto la sua esperienza, è un avversario tostissimo. È un onore lottare con un avversario veramente così forte, e soprattutto contro anche il loro team Pistard, di cui fa parte anche il mitico Rossano Innocenti, che era con me l'anno scorso, quindi so quanto impegno ci mettono e ogni volta dà sempre più soddisfazione riuscire a battagliare in questo modo e essere sempre proprio lì al limite. Prossima gara andremo a casa di Tambu a Misano, sarà veramente tosta, ce la metteremo tutta. Secondo me, con le nuove modifiche che abbiamo fatto sulla moto, potremmo fare bene. Ritorniamo a meno 9 in campionato, non è abbastanza, bisogna fare di più, bisogna andare in vacanza come minimo a pari punteggio. Mancano tante gare, sì è vero, però dal meno 9 a passare a più punti di svantaggio è un attimo. Quindi incrociamo le dita per le prossime gare, adesso godiamoci questo podio e soprattutto la soddisfazione finalmente per aver fatto il miglior risultato possibile e soprattutto per aver ripreso quello che c'era stato tolto ieri, non per causa nostra. E grazie anche al team, perché mi hanno fatto una moto perfetta. Guidavo veramente forte, abbiamo fatto dei tempi allucinanti, passo incredibile. E rispetto a gara 1 sono arrivato molto molto più in tranquillità e non al limite fisicamente come ieri.